hanno scopo di riportare la Calabria sul mare. Il bando porti, che finanzia interventi infrastrutturali nei porti di rilievo della regione, rientra nell'ambito dello strumento di programmazione quadro che è il piano regionale dei trasporti. I contenuti del bando, che impegna 21 milioni di euro e punta alla riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento dei porti, sono stati illustrati alla cittadella regionale dal presidente della regione Mario Oliverio, dall'autorità di gestione del Port Calabria 2014-2020 Paolo Praticò, dal dirigente del settore sistema della portualità Marco Merante e dall'assessore al sistema della logistica, sistema portuale regionale e sistema Gioia Tauro Francesco Russo, che ha sottolineato l'attenzione della regione verso tutto il sistema portuale calabrese, a partire dal grande porto intercontinentale di Gioia Tauro. Di che tempi possiamo parlare, se possiamo già avere un'idea? Guardi, quelli di cui parliamo stasera sono tempi estremamente ridotti, perché noi pensiamo che questi investimenti nel giro di 3 anni devono andare già a funzionamento, quindi con tutti i risultati ottenuti, progettazione, gare e lavori eseguiti. Quindi noi riteniamo che nel giro di 3 anni i cittadini calabresi debbono avere i potenziamenti dei porti funzionanti. Non parlo di apertura dei cantieri. L'apertura dei cantieri noi pensiamo che entro il 2018 devono essere tutti quanti aperti. Noi vogliamo i porti funzionanti, perché i cittadini sono sia stanchi delle proposte di grandi opere che poi non si fanno, ma noi vogliamo andare anche oltre, non vogliamo solo aprire i cantieri, vogliamo le realizzazioni fatte. Rossella Galati per l'ACNews 24.